Vorresti la maglietta del tuo giocatore preferito? Oppure ne vorresti una con nome e numero a tua scelta? Passa dal link in descrizione, prezzi convenienti, personalizzazione completa e consegna veloce. E inoltre col codice GG94 hai il 10% di sconto. Venite in tanti! Salve a tutti amici youtubers e bentornati dal vostro Gatorio Giro 94. Ormai abbiamo detto proprio a Raffi, posso prendere la intro di un video e metterla su tutti i campioni del mondo. Ecco, questo non ha senso. Okay. Comunque ragazzi, benvenuti in un nuovo video di calciomercato. Volevamo parlare di una voce di mercato inerente all'attuale capitano del Milan, Leonardo Bonucci. Pensate che potrebbe andare al Paris Saint-Germain. Allora, tutti quanti sappiamo la situazione un po' intricata della società del Milan, situazione che si è in parte risolta. Anzi, se posso dire una cosa, tutti noi non sappiamo perché non si capisce un cazzo. Non ho fatto nessun video perché non ho capito niente di quello che è successo. Io ho cercato di provare a spiegargli quella situazione, però visto che ho letto 400 articoli credo che la situazione non era proprio sicura. Ma comunque si è un po' in parte risolto con il nuovo accesso in Europa League, sì. Però in generale non si sono placate le voci di mercato inerenti alla squadra rossonera, che dopo un'annata che era partita sprombattuto vinciamo quell'altro si è conclusa con un mero sesto posto, che comunque non ha reso giustizia alle aspettative che c'erano su di loro, e di conseguenza molti giocatori non dico che sono stati messi sul mercato, però sono entrati nel centro di voci di mercato, sì. Perché ovviamente Bonucci non penso sia andato al Milan per arrivare sesto, ma penso che il suo obiettivo era di fare altro, di conseguenza è normale che le voci sulla sua possibile partenza si siano... Tra l'altro lui ha scelto il Milan per il figlio. Ora che il figlio sta bene, magari potrebbe anche decidere di andare via. Beh sì, cioè quello ovviamente lo speriamo tutti che stia bene, che, non, certo, che queste scelte cioè, non vengano decise dal malore dei figli, cioè, purtroppo. Però comunque in generale, ora che il figlio per fortuna sta meglio, come hai detto tu, la situazione potrebbe cambiare. Poi Paris Saint-Germain gioca la Champions, prova a vincere la Champions, e non ci dimentichiamo che dietro di lui c'è il caro amico Gianluigi Buffon. Esatto, questo secondo me è il fulcro che ha dato il via a tutte queste voci, perché secondo me se non ci andava Buffon non so quanto ci sarebbero nate queste voci. Il fatto che sia andato il suo amico, comunque collega di nazionale e di club fino all'anno scorso, è un incipit che ha fatto aprire un po', ha aumentato di più le voci sul suo possibile. Posso dire una cosa? Io fossi difficile, ma già che parliamo, io fossi il PSG, sai che farei? Andrei dalla Juventus, ti offrirei 10 milioni di euro e gli chiederei Barzagli a 36 anni. E proverei a fare l'ultima stagione con Thiago Silva che prende il posto di Chiellini, Buffon, Thiago Silva, Barzagli e Bonucci. Madonna. Che prova a vincere la Champions. Vabbè, almeno Bonucci potrebbe vincere, visto che ha perso due finali pure lui. Mamma mia, Buffon. Comunque, allora... Ma pure Barzagli ha perso due finali. Esatto, però ha vinto quella più importante del 2006. Campioni del mondo! Campioni del mondo! Abbiamo trovato senza queste esultanze iniziali all'inizio video. Esatto. Comunque allora, l'affare, come è ovvio che sia, è difficile, perché il Milan non vorrebbe privarsi del giocatore, perché è ancora il caposaldo della squadra, sì, rossonera. Il Paris Saint-Germain ancora non ha formulato una vera e propria offerta ufficiale per il suo acquisto, ed in generale dovrebbe offrirgli, oltre a un ingaggio superiore, anche i milioni che più o meno ha speso per acquistarlo. E quindi comunque l'affare è difficile. Però, considerando che il Milan potrebbe aver bisogno di liquidità e magari il giocatore potrebbe voler provare questa esperienza per andare in una squadra che quantomeno fa la Champions per vincerla, sì, e non per partecipare, e neanche il Milan fa la Champions per partecipare perché non c'è in Champions in questo momento, è una scelta che non sarebbe così incomprensibile. Sì, sono d'accordo, anche se comunque tutti quanti sappiamo è molto difficile. 40 milioni, 35, sì, diciamo 40, il Milan ha speso 40, penso che 40 possa essere la cifra giusta. Sì, infatti penso che sia la cifra più giusta per il valore del giocatore, e per me arriverebbe per fare il titolare. Sì, assolutamente, giocherebbe vicino a Thiago Silva e a Marquinhos. Esatto, cioè, quindi se lui farà la difesa a 3. Penso che se tu prendi tre giocatori di questo livello, a meno che uno non ti convince particolarmente, li metti tutti e tre, perché sennò... Vabbè, oppure come l'Inter, a parte se non mi sa che l'Inter gioca a 3. Considerando chi c'ha in difesa, a meno che Miranda non si accontenta del... No, però sennò il problema, poi diciamo una cosa, possiamo anche chiudere. Il problema è che poi dopo, cioè, tu metti i titolari fortissimi, però dopo chi c'hai? Ranocchia. Esatto. Cioè, forse è meglio allora far ruotare i due. Esatto, per me è giusto fare difesa 4, così almeno uno comunque lo tieni in riserva. A meno che l'Inter non prende uno più o meno del livello da Acerbi, per dirti, o anche magari uno un pochino più scarso. Esatto, perché attualmente hanno comunque quattro difensori centrali. Esatto. Hanno Miranda, Skriniar, De Vrij e fanno tre competizioni, soprattutto. Esatto, quindi di conseguenza io penso che non cambierà il modulo di difesa, credo. Rimarranno a 4 e gli altri dovranno... Comunque in generale, ritornando al discorso principale, Bonucci è vicino al Paris Saint-Germain? No. Bonucci è impossibile che vada via dal Milan? No.
Il Paris Saint-Germain potrebbe voler prendere Bonucci? Sì. Assolutamente il sì. Il Milan potrebbe vendere Bonucci a 40 milioni? Probabilmente potrebbe, sì. Potrebbe, però bisognerebbe reinvestire. Sì, comunque in generale questa era una nostra opinione su questo possibile affare. E voi? Che ne pensate? Fateci sapere con un commento qua un sotto. Un salutone, un abbraccio. Sotto, lasciate un mi piace se il video vi ha fatto cagare. Un dislike se invece vi ha fatto piacere. Un salutone, un abbraccione. No, basta. Beh, ci vediamo al prossimo video, sempre e comunque Forza, Roma. Dai, ciao ragazzi. Dai.